Con la fine della balneazione, il cantiere dello scolmatore di Viale Adriatico, congelato per la stagione estiva, è tornato ad animarsi. Quasi in contemporanea, a distanza di qualche settimana, è partito un altro cantiere di ASET che riguarda sempre il prolungamento di un altro scolmatore, quello di Viale Ruggeri, zona go-kart. Ma qui siamo solo all'inizio dell'opera. Mentre in Viale Adriatico la vasca interrata è stata posizionata e si stanno montando le pompe, qui siamo solo alle transenne. E lasceremo in questo, nel senso di diciamo Montemare e Viale Ruggeri aperta nel lato appunto verso Pesaro, e mentre per il ritorno, quindi diciamo dalla città verso, da Pesaro verso Senigallia, si userà la via alternativa, non si poteva fare altrimenti. Abbiamo cercato di limitare al minimo tutti i disturbi, anche la viabilità, ma ovviamente il lavoro è importante, quindi qualche sacrificio è stato chiesto anche ai residenti. Miglioramento della balneabilità nello specchio di mare antistante e deflusso rapido delle acque piovane saranno assicurate una volta che fra qualche mese i lavori saranno terminati. Tempistiche, diciamo che contiamo di poter riaprire la strada entro la fine di questo anno, tutto va bene insomma, e per quanto riguarda ovviamente il cantiere a terra. Poi dopo ci sarà la parte a mare che faremo all'inizio dell'anno prossimo. A monte della ferrovia però rimane il nodo di via Pisacane, che anche di recente, in corrispondenza con via della Repubblica, è andata sotto. Ma in ASET si stanno vagliando le situazioni più idonee per porre definitivamente la zona in sicurezza. Stiamo al contempo comunque in accordo con l'amministrazione, lavorando, comunque ragionando. Abbiamo dato un incarico di progettazione per poter risolvere insomma quella che è la situazione più grave, principalmente appunto nella zona che va da Via della Repubblica fino alla stazione ferroviaria e anche un po' più a valle, però facendo degli interventi puntuali. Ancora non possiamo dire nulla perché i progettisti ci stanno lavorando, comunque contiamo anche lì di poter dare una risposta insomma positiva, insomma risolutiva della problematica. Sì, opportunity si chiamano, che lavorare noi la...